Un rito, quello della polenta in piazza, che a San Costanzo si rinnova per la 202esima volta, con una ricetta ed una ritualità sempre costanti nel tempo, ma con uno sguardo anche al futuro. È questo il segreto della sagra più antica delle Marche, voluta dai nobili del tempo che passavano l'estate a San Costanzo per dare un momento di gioia e festa a tutto il paese e alla sua comunità. Tradizione e innovazione, dicevamo, e quest'anno la novità è la farina biologica, sempre marchigiana, e la polenta con farina di canapa per i vegetariani. Riusciamo a portare avanti con il nostro sacrificio e il nostro impegno una tradizione pluricentenaria. Questa tradizione si identifica, ecco, con il coinvolgimento di giovani, meno giovani, in una sinergia perfetta che fa sì che San Costanzo in questi due giorni diviene così una piccola città, una grande città nella quale trovate di tutto. L'enogastronomia è indiscussa presenza da noi, perché riusciamo a portare, a porgere, a offrire a quelli che verranno tutte le specialità della polenta e non solo, ma anche così delle novità assolute che i giovani, questa forza vitale indispensabile per la Proloco, i giovani che si inventano e sperimentano nuove farine, nuove polente, non ultima la farina di canapa con sughi per i vegetariani e anche i vegani, quindi è una novità per noi, ma non ci spaventa il futuro, quindi ricordando sempre i giovani che non c'è futuro senza una bella conoscenza del passato, e di questo passato e futuro riusciamo qui a fare una miscellanea che si compensa, dove non ci arriva quello un pochino più grande, arriva la forza giovane che ci dà la volontà e lo spirito per tirare avanti e per fare questa bella manifestazione che coinvolge tutto il paese, perché come avete visto dalla presentazione che abbiamo fatto, non c'è un angolo del paese che non sia vivacizzato, che non abbia musica, che non abbia attrazioni, dai giovani ai meno giovani. Abbiamo proprio una piazza addirittura per i bambini, che dove possono spaziare in assoluta tranquillità e sicurezza, quindi i genitori possono lasciare i bambini in custodia e andarsi a divertire per le cose dei grandi. Le novità e gli sfizi non mancano, quindi venite numerosi, come si dice, a San Costanzo, venite ad assaporare la cultura e la gastronomia. No, con una buona sorta anche di buon vino che non manca e allieterà tutti i convenuti. Allora, i polentari di San Costanzo sono una pepita, come li ha appellati poco fa, insomma. Decisamente sì, infatti dal giallo della polenta all'oro della pepita il passo è breve, proprio perché sono per noi una ricchezza di importanza inestimabile, una ricchezza che si mostrerà appunto in tutte le sue qualità proprio il 25 e 26 luglio, ovvero sabato e domenica, in occasione della 202esima edizione della Sagra Polentara. Naturalmente aspettiamo tutti quanti, e come abbiamo ricordato si tratta non soltanto di una sagra, ma io direi di una festa di grandissime proporzioni, una festa che riguarda tutto il centro storico, una festa che riprende tutti i target di età, perché offre effettivamente spunti per dall'anziano al bambino al giovane, una festa che coinvolge un intero paese. Noi, una volta esisteva la carica dei 101, noi la chiamiamo la carica dei 108, perché 108 sono i nostri polentari, questo esercito di volontari senza i quali no polentari no party, non ci sarebbe appunto la nostra festa. Polentari che hanno saputo nel corso degli anni del tempo sempre rinnovarsi, reinventarsi, e quindi oggi la Sagra Polentara non è più
soltanto la fantastica polenta con il sugo alla carrettiera, ma sono anche piatti vegetariani, sono anche piatti delle tradizioni di altri paesi, è anche polenta con il pesce che strizza quindi l'occhiolino anche la vicina Fano, sono anche spazi per bambini, è tanta cultura, è tanto sociale, è tanta tradizione, sono tradizioni musicali, sono gemellaggi con la nostra cittadina gemellata di Weisenbach, insomma chi più ne ha chi più ne metta, ed è soprattutto un'occasione per visitare questo bellissimo centro storico di San Costanzo e quindi per visitare questa perla, io così la definisco, della provincia di Pesaro Urbino, che è San Costanzo. Ecco, poi ci sono novità anche dal punto di vista proprio del fruire la città. Avete vinto un bando a livello europeo per il wifi che vi permette non solo di monitorare chi viene, quanto si ferma e di che target è, però un servizio in più che giustamente adesso la Comunità Economica Europea vi mette a disposizione. Siamo estremamente fieri di questo, infatti San Costanzo si è posto come comune capofila insieme ad altri 7 comuni per un progetto finanziato con fondi europei e un bando che abbiamo vinto, e lo diciamo anche con un certo trionfalismo in questo senso, e l'inaugurazione quindi della messa a punto del servizio avverrà proprio in occasione della Sagra Polentara, quindi wifi gratuito sia per quanto riguarda la piazza Perticari che per quanto riguarda la piazza Pascolini, quindi direi davvero un bellissimo biglietto da visita per quanto riguarda i turisti, perché poi questo wifi innovativo ci consentirà di monitorare, come ben ricordavi, sia il numero delle presenze turistiche che la nazionalità che la durata della permanenza all'interno del nostro paese, e questo si sposa perfettamente bene con i dati turistici che ha ottenuto anche San Costanzo nel precedente anno e che ha visto effettivamente la nostra cittadina nel vertice della classifica provinciale per quanto riguarda le presenze turistiche. Questo chiaramente ci inorgoglisce, ma nel contempo costituisce anche un pungolo per fare sempre più e sempre meglio senza adagiarsi sugli allori. Anche un momento per visitare un borgo come quello di San Costanzo che ha tanto tantissimo da offrire. Assolutamente, oltre alla parte no gastronomica, San Costanzo è ricca anche di parti culturali, io direi anche di contenitori culturali. Non dimentichiamoci il Teatro della Concordia, non dimentichiamoci un contenitore culturale che dal 2008, grazie alla Fondazione Carifano, è tornato ad essere alla portata di tutti. Sto parlando di Palazzo Cassi, dove oltre alla biblioteca abbiamo anche la Mostra dei Piceni, quindi il Museo Storico, la Pinacoteca Comunale, la Mostra d'Arte Contemporanea con le opere donate da Natale Patrizia Gra, la Mostra delle Maschere del Carnevale di Venezia, la Mostra Fotografica delle Foto in Bianco e Nero dei primi del Novecento, curata da Paolo Alfieri, ogni 3 mesi ricambiata con nuovissime foto che ci provengono tra l'altro da tutte le famiglie del territorio. Piazzetta del Borghetto, Piazzetta del Castello, la grandissima piazza Perticari dove abbiamo chiaramente lo stand gastronomico più importante. Quindi d'estate la Sagra Polentara diventa veramente grande, fruibile, visitabile in ogni angolo del paese, e su questo siamo veramente molto contenti. Ecco, i giovani hanno dato un grosso impulso sia a voi come amministrazione che anche alla Proloco per presentare delle novità, quindi saranno presenti i giovani di San Costanzo in tanti momenti proprio in questi 2 giorni. Fortunatamente sì, e devo dire negli ultimi anni non solo i giovani di San Costanzo ma anche dagli altri paesi vogliono aiutarci, vogliono darci una mano per l'allestimento della sagra, sia quella invernale ma soprattutto quella estiva. Quindi gli spazi giovani saranno poi chiaramente aiutati anche dalla presenza di rock band ma anche di folk band, perché domenica avremo la famosissima band degli Obelisco Nero, e giovani che curano tra l'altro benissimo l'aspetto enogastronomico con tutte le peculiarità del territorio, con tutte le doc della provincia di Pesaro Urbino, con i liquori tipici del territorio, con i dolci tipici del territorio, il tutto chiaramente in chiave molto colorata, molto frizzante, dove solamente le osterie gestite dai nostri giovani riescono a dare. Ecco, un dato su tutti però è sintomatico di questa vitalità di San Costanzo:
il trend positivo del vostro asset turistico, che è in controtendenza con il resto del territorio. Sì, in controtendenza con il resto della Val Cesano. Nel 2014 abbiamo registrato un dato positivo su tutta la presenza turistica sancostanziese nell'arco di tutto l'anno. Come dicevo prima, probabilmente gli sforzi degli ultimi anni stanno dando in questo momento i loro frutti, parlando di concentrazione di attività culturali con il teatro, che da sempre è stato fatto, ma che ora guarda oltre all'aspetto comico anche alla scena della musica contemporanea, piuttosto che dal 2008 abbiamo Palazzo Cassi, e poi la presenza di queste nostre sagre, che in tutte le frazioni abbiamo le nostre sagre, forse San Costanzo avrebbe bisogno anche del brand Paese delle Sagre. Tutte queste cose messe insieme probabilmente hanno reso possibile questo trend positivo di San Costanzo, che nel 2014 è in controtendenza con i dati turistici rilevati dalla Regione Marche nel 2014. Aggiungo solo che da questo punto di vista, con il weekend della Sagra Polentara attiviamo il servizio di Wi-Fi nel centro storico. Un servizio Wi-Fi particolarissimo, perché attraverso i social network ci permette di monitorare la nazionalità dei turisti e gli spostamenti che poi faranno, quindi anche quello che gli piace di più fare nel momento in cui arrivano a San Costanzo. San Costanzo ha tanto da offrire, lo avete sentito dal primo cittadino all'assessore, al presidente della Proloco. Due giorni veramente intensi in cui tante persone, più di 100, si daranno un gran da fare per accogliere tutti quelli che vorranno gustare non solo questa prelibatezza gastronomica, che è l'asse portante di questa manifestazione, ma anche per offrire tanti momenti e tante perle da visitare. Palazzo Cassi è uno fra questi, con le bellissime maschere del Carnevale di Venezia, più di 50 pezzi splendidi. Quindi approfittate di questi due giorni per gustarvi una buona polenta, bio anche quest'anno, visitare qualche bel palazzo, e poi, se proprio la cucina locale vi va stretta, ci sono due particolarità: uno stand gastronomico sull'Albania e uno con specialità dolciarie della Scozia. Che volete di più? Sagra Polentara.